Silenzio in aula. Promette di non articolare nonché alludere a termini di qualsiasi natura straniera? Prometto. Promette di non esporre il benché minimo concetto di derivazione cosmetica enunciando marchi e o accessori e o collezioni e o e o azioni, passaggi che si riferiscono alle varie fasi del trucco? Prometto. Promette, promettissimo, solenne, solennissimo di non pronunziare nel corso di questo contenuto alcuna parola di origine anglosassone o dall'attitudine sono inglese, sono figa e tu invece sei antica? Signorina Grazia, le ricordo che è sotto giuramento. Signorina Grazia. Prometto. Ebbene. Con questo accordo stipuliamo la creazione di una lezione di trucco sotto forma video audio sul canale YouTube Grace on Your Dash, nonché grazie nei vostri schermi, della durata di almeno 1200 secondi. Pertanto la corte si aggiorna tra 30 minuti. Slay, slay, every day I slay. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, questo è grazie ai vostri schermi e oggi, come avete potuto leggere dal titolo, faccio un video dove mi trucco usando solamente la lingua italiana. Lo so, sarà difficile. Probabilmente mi ricovereranno dopo l'esecuzione di questo video, ma ce la farò. Dato che ieri era il 25 aprile, che per noi è una ricorrenza molto importante in quanto è l'anniversario della liberazione d'Italia, che spero tutti abbiano bene a mente, sono cose che si studiano a scuola, oggi ho deciso di fare un video dove parlo solo ed esclusivamente in italiano, che è una cosa molto molto difficile nel mio caso, perché io sono cresciuta in una casa in cui d'abitudine si mischiavano quasi sempre l'italiano e l'inglese. In adolescenza io ho sempre sentito mia mamma parlare in inglese e in italiano contemporaneamente mentre parlava, quindi fa parte di me, è proprio parte della mia personalità parlare in questo modo. Non è un modo per atteggiarsi, come ha detto il giudice di pace all'inizio del video. Questo per me è un modo naturale di esprimermi, non lo faccio di proposito, non lo faccio per vantarmi, lo faccio perché è qualcosa che mi appartiene e che ho sempre fatto da quando sono piccola. Quindi sì, sono molto agitata, vi dico la verità, sono molto 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 agitata, però proverò a fare questa cosa. Il saluto della Grace, il saluto della Grace, break it down now. Ieri sera avevo chiesto tramite le storie Instagram quale secondo voi sarebbe stato il video che avrei pubblicato oggi, e la risposta giusta l'ha data Bonds Germ. Ciao Stefano, ti mando un bacio grande, grazie mille per far parte della mia comunità, bravissimo, bravissimo, bravissimo. L'altro ieri io avevo messo delle storie che adesso vi metto magari qua, che ho tenuto e poi le ho tolte proprio per capire chi guarda le mie storie, chi ha attivato le notifiche delle mie storie Instagram e chi invece non le ha attivate. Secondo me lui è riuscito a rispondere a questa domanda perché ha visto quelle storie là. Infatti in quelle storie avevo inserito me stessa mentre provavo la parte del giudice di pace che avete visto all'inizio del video. Quindi mi raccomando amici, se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla mia pagina Instagram, vi lascio il collegamento qui sotto e attivare tutte le notifiche. Prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale fareste meglio ad iscriverti. Ma adesso bando alle ciance e passiamo alla lezione di trucco. Allora, come prima cosa prepariamo il viso e vado ad applicare questa crema di Bobbi Marrone. Questa qui è la vitamina ricca faccia base. Porca miseria, raga.
La fragranza di questa crema mi piace molto perché mi ricorda il profumo degli agrumi. Adesso che abbiamo idratato il viso, andiamo al preparatore del trucco e utilizzerò il preparatore di benefici cosmetici. Questo è il Poro Professionale preparatore del viso, ok? E questo preparatore del viso a me piace perché va a piallare tutti quelli che sono i pori del viso, per l'appunto in modo professionale. A proposito, qual è il vostro preparatore del viso preferito? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, che sono super curiosa, magari c'è qualche preparatore del viso nuovo che non conosco e che potrei provare. Che cosa ne dite, miei cari amici? Adesso applichiamo il fondotinta di Bellezza Fenty. Questo qui è il Pro Filtro lievemente opaco a lunga tenuta fondotinta. La colorazione è la numero 420. Agito bene il flacone perché Fenty Bellezza consiglia di agitare il flacone prima di utilizzarlo. Stendo il fondotinta anche sul collo, così, in questo modo, perché gli sprechi non ci devono essere, soprattutto in questa fase. Mi ero dimenticata della consistenza di questo fondotinta, amici, miei cari amici, e devo dire che la mia opinione non cambia dopo mesi anche che non utilizzo questo fondo. È super super leggero sul viso, non lo si sente neanche, ed ha comunque una copertura medio alta. Quindi per chi ama il trucco super coprente e al tempo stesso non ama quando il trucco si sente sul viso, io consiglio questo fondotinta qui di Fenty. Ok, sì, sì, sì! Comunque è proprio bello questo fondo, che dite? Cos'è che utilizzavo di solito? Non lo ricordo neanche più, però era tanto che non utilizzavo questo fondotinta e devo dire che è pazzesco, mi mancava. Passiamo al correttore. Applico il correttore avvicinamento di Nabla nella colorazione mandorla. Credo sia mandorla. Nella colorazione mandorla. Io non capisco perché quando inizio a filmare c'è questo qua. Questo cane al piano di sopra che continua a fare rumore. Vabbè, che devo fare? Niente. Ok, questa è la spugnetta di Bellezza Sfumatura. Vado con un altro correttore, questo correttore qui di Nabla, correttore avvicinamento di Nabla nella colorazione miele caldo, che tra l'altro, ragazzi, è scontato sulla Baia della Bellezza. Non so perché è scontato questo correttore, però costa meno di 10 euro sulla Baia della Bellezza, quindi dategli un occhio. Adesso lascio che il correttore si asciughi leggermente sul viso e poi l'andrò a sfumare. Sempre con questo pennello vado a sfumare il correttore in questo modo, picchiettando. Ragazzi, io ho notato che se picchietto sfumo meglio i prodotti in crema. Chiaramente i prodotti in crema devono essere di qualità, altrimenti non importa come lo si sfuma, verrà sempre fuori naccio feca. Comunque sì, devo dire che rispetto a qualche anno fa, adesso faccio l'illuminazione del viso un pochino più chiara. Continuo a sfumare con lo sfumino di Bellezza. Un'altra alternativa, lo sfumino di Bellezza. Anzi, continuo a sfumare con la spugnetta di sfumino di Bellezza, così va bene. E adesso andiamo a scolpire il viso. Prendo questo, come si chiama? Oddio! Ok, questo è di Bellezza Fenty. Fino a qua ci siamo.
Adesso utilizzo l'incontro bastone di Bellezza Fenty nella colorazione, no, non è questa, nella colorazione Espresso. Dove sei? In questo modo lo vado ad utilizzare anche sul nasino, in questo modo. D'accordo, sfumiamo con questo pennello, questo qui è il pennello di Sigma numero F79, lo chiamano pennello di sfumatura correttore Kabuki. Ok, miei cari amici, oppure come alcuni pensano che io dica, ok, amici di Maria. Ok, è giunto il momento di cucinare. Cucino la zona contorno occhi e la andrò a cucinare con la polvere traslucida nella colorazione giallo di la panetteria di bellezza. Eccoci qua. Una volta la usavo in continuazione questa polverina. Oh mamma mia, ah ecco perché magari andavo con dei correttori un po' più scuri, perché poi esageravo con la cipria. Sgomento sgomentissimo, amici, miei cari amici, d'accordo. Hey, miei cari amici, utilizzo un'altra polvere traslucida, questa qui è sempre della panetteria di bellezza, però la colorazione è, oddio, e come lo traduco questo? Farina di piantaggine. Tra l'altro questo qui l'ho comprato in America quest'inverno ed è la prima volta che lo apro. Cioè, per farvi capire, raga, quanto non riesco a stare dietro. Tra le cose che ricevo e le cose che compro, che sinceramente a questo punto forse non sarebbe neanche il caso di comprarle certe cose, tipo Anastasia, che comunque mi manda il PR, però io continuo a comprare perché sono impaziente, non riesco ad aspettare, vabbè. Il viso, forse farina di piantaggine è più adatta al mio incarnato, perché vedete che è un po' più giallo. Qui stiamo facendo ok, sempre con la panetteria di bellezza, continuiamo con la polvere, la farina di polvere nella colorazione marrone. Questa però la vedo che io la vedo che tu sei troppo rossina, quindi ti mischiamo con la farina di piantaggine. Facciamo questa cosa qui pazza. Comunque, ragazzi, voi vi rendete conto quanto sono ridicoli questi nomi? Forse esagerato. E invece no, miei cari amici. Amici di Maria. D'accordo. Hey, amici di Maria. E cari amici, sfumo con questo pennello. Ok, sfumiamo tutto quanto. Sì. Ok, è giunto il momento di fare lo scalp. Ok, è giunto il momento di abbronzare il viso e quindi uso questo abbronzante di Benefici Cosmetici nella colorazione Ula Tostata. Così andiamo a ricreare. Comunque è proprio bello questo abbronzante di Benefici Cosmetici, è pazzesco. Vi lascio tutti i collegamenti dei prodotti qua sotto nella busta informazioni. Anzi, nel pacco informazioni, perché è pacco. E cosa ne dite?
Vi piace? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Sugli zigomi utilizzo la tavolozza di arrossimento di Trucco Elegante nella colorazione zucchero. Prendo questi due. Arrossimenti. D'accordo. È giunto il momento di illuminare il viso. E vado ad utilizzare questo illuminante di Nabla. Questo è il... l'illuminante... Non lo so come si fa a tradurre questa parola. Vetri della pelle nella colorazione giungla lucente. Applico il tutto con questo pennellino di Sigma. Questo è il numero L04. Passiamo alle sopracciglia. Per le sopracciglia utilizzerò precisamente la mia matita sopracciglia di Benefici Cosmetici nella colorazione 4.5. Con questo scovolo che troviamo all'estremità della matita vado a definire le sopracciglia tracciando dei tratti. Che domanda che avevo fatto all'inizio del video? Avete risposto alla domanda? Ma dove vuoi? Che cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Cos'è che vuoi fare? Che vuoi? Lasciami in pace. Se trovo magari la matita... No, scusate, il pennello. Questo pennello è il numero 12, se non erro, sì. Delle colline di Anastasia Beverly? Boh, non so come dire, perché non lo so, ragazzi. Vabbè, applico... Ma c'è un modo, un altro modo che potrei utilizzare? Le colline Beverly di Anastasia? Adesso andiamo agli occhi, passiamo agli occhi ed utilizzerò il preparatore occhi delle colline Beverly di Anastasia. Ora vado con la tavolozza di Natasha Denona. Questa qui è la tavolozza tramonto. Tra l'altro questa palette, ragazzi, è scontata al 50% da Sephora adesso, in questo momento. In questo preciso momento, mentre vi parlo. Io la prenderei, perché questa è una palette veramente bella. Bella da avere nella propria collezione. Pazzesca. Ok, d'accordo. Ciao. Ciao belli, io vi conosco, tu fumi cannelli. Oh, giorni felici. Turu turu turu. Oh, giorni felici. Turu turu turu. Oh, giorni felici. Turu turu turu. Oh, giorni felici. Miei cari amici! Vado con questo ombretto qua. Io non so perché non riesco a fare quelle sfumature che fa la proprietaria del marchio Cosmetica Mescolata. È bravissima, ragazzi, cioè voi non avete capito il grado. Il grado di bravura di cui sto parlando è pazzesca, veramente brava. E lei fa questi trucchi tutti mega sfumati anche sulla palpebra inferiore. Molto stile gotico, quelle cose là. Io non sono mai riuscita a fare un trucco così. Dovrei farlo un giorno. Un trucco gotico. Fumando come si deve. Vado con questo colore qua. Oh, d'accordo, d'accordo. Allora, riapplico la polvere traslucida di
panetteria cosmetica, panetteria di bellezza, anzi scusate. Vulcano, vado con Vulcano. Rompete, rompete, perché almeno il trucco lo voglio fare. Sapete come? Nudo, va bene, va bene? C'è qualche problema forse? Lasciatemi in pace, eh? Non oggi, non oggi! Non oggi, Satana! Vado con Atmosfera. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Adesso vado con... Obed? Non so, no raga, non lo so come si dice in italiano. No, I have. Non ne ho idea. Basico. Basico. E se aggiungessi un po' di questo? Ok, adesso vado ad utilizzare questo delineatore occhio di troppo affrontato, troppo visto, troppo di questo marchio. E questo è il meglio del sesso, l'eyeliner meglio del sesso. Bene? Che bello questo delineatore occhi, mi ero dimenticato quanto fosse bello. Sì, mi piace di più la storia adesso. Però io farei un'altra cosina. Vado a prendere di nuovo questo colore qua. Come che ti chiami? Igneo. E faccio una cosa che ho visto nel trucco di una concorrente della... Oddio. Della serie... Serie di Giacomo Carlo. E aveva questa sfumatura lei, che chiaramente io non riuscirò mai a fare. Ma perché non ho il pennello giusto? Perché non mi voglio alzare. Non è che non lo so fare, non ho il pennello per farlo. Arrivo. C'è da dire anche che lei ha una tipologia di occhio completamente diversa dalla mia. Comunque, ragazzi, io ho scoperto questo video dove spiegano come rendere qualsiasi pennello, o quasi, un pennello per il taglio della piega. Perché li compro più nuovi pennelli? Vabbè, è chiaro che secondo me, utilizzando questa tecnica, il pennello forse si rovina prima, però in questo caso a me mi ha svoltato il trucco. L'ha svoltato però. Dolcezza gattino! Sì! Miei cari amici! Ok, vado con il mascara di degrado urbano. Questo qui è perversione. Ok, passiamo alle ciglia di Lilly. Queste qui sono le Mykonos. Mi vado con il delineatore di occhio, questo qui è di troppo affrontato, ripeto, meglio del sesso. Comunque come svoltano un trucco le ciglia finte, nessun altro prodotto, mi dispiace. Cioè l'ha svoltato, su. Vado con quest'altro mascara da parte di Terry. Questo qui è ciglia esperta. Scambio pennello.
Ragazzi, comunque sono veramente tutti più ridicoli questi nomi in italiano, non so perché. Non so, non suono... nuovo e quindi probabilmente sembra più... meno credibile, non so perché. Vado con la matita labbra Crimine di Calce nella colorazione agrodolce. Scriviamo, ragazzi, una frase che contiene la parola crimine di calce. Ma di cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Poi andiamo con il rossetto Dose di colori. Questo è la colora, questa qui nella colorazione Conseguenze. Ah! Ah! Mamma mia, ragazzi. Io poi quando riscopro questi colori, poi non voglio usare più nient'altro. Ritorno con Crimine di Calce, questo qui. Come lo chiamo questo? Rossore delle labbra nella colorazione Cali. Boh, secondo me se hai la pelle scura come la mia, che se sei scuro come una Viola Davis, forse ci vuole un altro colore. Cali, questo qua, è un colore assolutamente da avere, cioè non puoi non averlo nella tua collezione, secondo me. È un colore che svolta qualsiasi tipo di rossetto. Sì, c'è poco da fare. Miei cari amici, questo look è pazzesco. C'è qualcosa in contrario, forse? Guarda che ti denuncio! Ti denuncio e poi andiamo in tribunale e parliamo con il giudice di pace. Io credo... Sì, secondo me ci siamo. Ok, secondo me ci siamo. Spero di aver soddisfatto una volta per tutte questo vostro feticcio del sentirmi parlare solo ed esclusivamente in italiano. Fatemi sapere, ragazzi, se secondo voi sono stata all'altezza di questa prova, oppure se secondo voi no. Se no, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere la motivazione e mi raccomando mettete un like di supporto, perché per me questa è stata veramente una prova molto, 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 molto difficile. Bene. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo giovedì prossimo. E vi mando un bacio grande. Dai, che siamo agli ultimi sgoccioli. Piano piano ritorneremo alla vita normale. E niente. Spero di riuscirvi a regalare un po' di spensieratezza con questi video, con questi intro. Un bacione grande. Ciao.